Ostrojet numero 16, Roberto Andreghetti. Alternativa principale Osprey Team numero 6, Alessandro Fonte. 100 metri allo stacco, l'errore di Omnia Bro, mentre c'è lotta per il comando con Niagara Leo che lo conquista in 50 metri all'esterno, e Osprey Team. Poi alla corda rimane Ivo DJ, intanto insiste Osprey Team, va su Niagara Leo dopo 200 metri molto svelti, in 14 scarso attacca Osprey Team, dopo 350 metri riesce a passare, mentre c'è l'errore di Navaubi che viene squalificato. 400 iniziali completati in 28 scarsi per Osprey Team, che ora conduce, mentre all'esterno c'è Ohio FKS, al largo anche Loren K, velocissimo dalla terza fila, viaggia in terza ruota Ostrojet, che al passaggio viene anticipato da Loren K, che va in terza corsia a sua volta, anticipando il favorito. Tanto Osprey Team, sempre seguito da Niagara Leo, quando siamo a metà della penultima piegata, ritmo comunque piuttosto sollecito, un minuto appena abbondante per gli 800 metri, insiste la Rene K, si porta su Osprey Team a 700 dalla conclusione, mentre anche Ostrojet avanza in terza corsia quando siamo ormai all'altezza del chilometro. Lo scatto di Ostrojet che sospinge Loren su Osprey Team, chilometro in 1:14,7, 500 alla conclusione. Osprey cerca ancora di reggere, nella sua scia rimane Niagara Leo, mentre Loren K insiste con Ostro in terza corsia, cerca di farsi luce intanto anche Manolo ZS. Siamo sul finire della piegata con Osprey Team sempre in vantaggio, seconda e terza ruota per Loren K e per Ostrojet, 150 per arrivare a casa, Osprey Team in testa, ancora Loren K e Ostrojet ci provano, Niagara Leo lungo la corda, ultime battute con Osprey Team che nel finale viene a vincere nettamente su Ostrojet per il terzo. Finiscono in linea il numero 13 Ollolai, il numero 15 Manolo ZS e poi anche il 9 Oxygen B. Andiamo a rivedere le fasi finali, la vittoria per Osprey Team, 1:59 appena abbondante, con 44,4 a chiudere Alessandro Fonte in sediolo, il secondo posto per un ottimo Ostrojet, terzo il numero 13 di Ollolai, ancora al quarto dovrebbe essere Manolo ZS che respinge Oxygen B. Questo dunque l'arrivo ufficioso ovviamente per il momento, anche perché per il quarto posto ci sarà probabilmente fotografia, per il quarto e quinto posto. La vittoria però netta per Osprey Team nei confronti di Ostrojet. Andiamo a rivedere numeri 6 e 16, primo e secondo posto, il terzo dovrebbe essere netto anche per Ollolai, mentre per il quarto di misura il numero 15 Manolo ZS precede Oxygen B. Questo l'ordine d'arrivo ancora ufficioso, ripeto, il successo però nettissimo in percorso d'avanguardia per Osprey Team, Alessandro Fonte, quota di 3,53 al totalizzatore.